Ciao a tutti e benvenuti al 18° episodio di Link's Awakening. Allora, ammetto che ho fatto qualche prova tra lo scorso episodio e questo, perché volevo evitare di farvi perdere tempo. E sono giunto alla conclusione che sono cieco. Allora, abbiamo già tutto quello che ci serve per andare avanti. Solo che non avevo visto una cosa. Ed effettivamente non mi biasimerete troppo. Guardate, vedete qui? Uno. E uno, due. Io ero convinto che non avremmo potuto passare dietro i candelabri. E invece, guardate, si passa tranquillamente. Qua. Mannaggia a... il buio e la cecità. Ragazzi, mi spiace avervi fatto perdere tempo e averne perso anch'io. Perché era tutto alla nostra portata di mano. Un mini boss. Ho già visto una cosa che non mi piace per niente. Non difficile, sembra. Dai, su. Oh, che brutto. Cosa ci darà? Una fatina, bene. Ok, potrebbe servirci questo teletrasporto, perché se dobbiamo tornare a cambiare il colore dei cristalli. In questa stanza segreta. E intanto ci siamo sbloccati quantomeno due passaggi. E qui ci sarà? Oh, ah, ricordavo bene, la bacchetta magica. Puoi divertirti dando fuoco a tutto, bambini, non fatelo a casa. Allora, prima cosa che voglio risolvere. Torniamo indietro. Abbiamo questa cosa qui da sbloccare. E poi i passaggi 1 e 1, 2. Andiamo prima qua. Da qui, quindi sinistra.
sbagliato. Il boss non mi ricordo assolutamente chi fosse. Allora, dobbiamo andare di sopra. Ci mancano tre oggetti, ma secondo me sono delle ampolle. Oh. Allora, un'altra ampolla con una chiave, quindi dovevamo venirci per forza. Ah certo, perché adesso non abbiamo più la chiave per aprire qui. Bene. Torniamo all'inizio. Allora, per evitare di incasinarci, no, teniamo i vari. Questo, questo, e qui va su. Quindi uno porterà qua, e l'altro al boss. Ma noi al boss non ci possiamo andare perché non abbiamo la chiave del dungeon. Quindi uno vale l'altro. Iniziamo da qua. Ah, tra l'altro non spreca magia, è infinita, bello. Ok, forse. Come bisogna fare? No. Non facciamo i salti stile Super Mario, quindi. Ok. Perfetto. Oh, un mini boss. Allora, mettiamo intanto qua un segnalino. Qua. Che porta a questo. Ah, ancora. Ok. Vabbè, o ci facciamo colpire. Perché è molto più veloce di noi, a meno che noi non usiamo. Ah, lo possiamo saltare, allora. Direi che è tutta un'altra cosa. Ecco, magari senza buttarci nel fuoco. Siamo fatti colpire in maniera stupida, in effetti, però confido nel drop di un cuoricino o di una fatina. Ops.
Allora, sapete qual era il muro che non avevo visto nella versione Game Boy Color? Quello per la stanza col cristallo per cambiare la barriera blu. Mi sa tanto che era quello. Fatina. Ma vieni qua. Grazie. Allora, tac. Vediamo. Ok, al primo tentativo, grande. Non difficilissimo, però. Oh. Vediamo se possiamo arrivarci. Sì. Sì, sì. Forse. Cioè, in realtà no. Torniamo all'entrata. E l'altro, giusto? No, allora, questo era il muro che vi dicevo che mi sono perso nella versione Game Boy. E questo qui a sto punto non può essere che quello che porta al boss. Le ultime parole famose adesso sarà. Ah, dobbiamo farlo tutto. No. Perché? Ecco, queste sezioni hanno un feeling molto strano. Meno riuscito rispetto alla versione Game Boy Color, secondo me. Non di tanto, è una cazzata, però. Ho fatto la cazzata. Interessante, un enigma. Niente di insormontabile, ovviamente, però. Siamo qui, ragazzi. 15 minuti di episodio. Buah, buah, buah. Non proseguirei oltre, moscerino. Non ti permetterò di suonare gli strumenti delle sirene. E no. Allora, ho come l'impressione che usare
il Magic Rod contro il boss non sia una grossissima idea. Però... come lo colpiamo? No. Proviamoci, ma dubito. E invece sì. Attenzione. In effetti non è la bacchetta delle palle di fuoco, è la bacchetta magica. Poi? Ah, ok. Ah sì, forse gli faceva tutto con la bacchetta. Ah, ok. No, perché sei venuto qui? Se la smettessi di impicciarti, tutto potrebbe rimanere così come adesso. Tanto non riuscirai mai a svegliare il pesce vento. Ricordatelo bene, anche tu sei parte del sogno. Boom! No, non lo sono. Cuoricione, quindi ce ne mancherebbero 4. Boss facilissimo, devo dire. E abbiamo l'ultimo strumento, ragazzi. Il tamburo del tuono. Il momento è giunto, il sacro uovo ti chiama. Eh sì. Allora, non so se dedicare la seconda parte di questo episodio a un po' di backtracking oppure no. Allora, tanto noi possiamo arrivare al sacro uovo abbastanza velocemente. Perché possiamo teletrasportarci qua quando vogliamo. Torniamo al villaggio. Voglio vedere se si può parlare con Marin. Qui vendono le solite cose, immagino. Sì. Lo scudo in realtà ci serve a poco. Serve perché ogni tanto viene rubato dai mostri che non mi ricordo mai come si chiamano, ma che ci inglobano. Rupi è un port... quello è un cuore normale, vero? Proviamoci. Sarà solo per curarsi, spero. Non credo che mettano un portacuore qua dentro. No, non volevo. Vabbè, ci riprendiamo le rupie che abbiamo usato. Forse.
Tanto cade. No, grande. Vabbè. 50 rupie. Il borsello sta per esplodere. Marin, sarai qui? Non c'è. Bau bau, sì sì. Invece qui, secondo me, ci serve qualche cosa. Screenshottiamo. Allora, questo era perché volevano far vedere. Sì. Ah. Ok. Sinistra su. Destra su, sinistra su, su, sì, destra. Ok, va bene. Ok. Abbiamo tutto sotto controllo, qui non c'era più niente. Le lapidi però sono qui. Ma partendo da dove? Mi domando se ci siamo lasciati, a parte le lapidi, qualcosa... Ah, ma è qui Marin! Grazie per l'aiuto, Link, sei stato bravissimo. Stavo rivolgendo una preghiera al pesce vento. Vuoi sapere perché? Io ho un desiderio, ma è un segreto, non te lo posso dire. Proviamo a suonare, suonare con lei. Niente. Queste cose qui non capisco cosa servono. Tipo timido. Shy guy. Cupistrice. Cupistrice. Ma... Margibrook. E chi ce li ha? Gli amiibo forse vanno usati, non lo so. Io ne ho un po'. Zelda li ho tutti, ma sono ancora in celofanati, quindi non li useremo. Allora, potremmo andare alla... Magione delle conchiglie. Vedere se nel frattempo abbiamo... trovato qualche altra conchiglia che ci può servire. La magione è qua. Sì. Non credo che... al massimo abbiamo preso uno o due prima di... rispetto all'altra volta. Infatti ce ne mancano un bel po', tra l'altro. Potremmo fare un bel giro di tutta Colint per vedere se... Ah no, certo, noi dobbiamo ancora fare una roba qua.
qua, qua, qua. Vediamo se adesso con tutto l'armamentario base riusciamo. Ah, qui ce n'è una? Bene. Tra l'altro potrebbero essercene anche in acqua. Suona quando ci avviciniamo a questa schermata, quindi deve essere qui da qualche parte. Vediamo se qui suona. Tra l'altro la prossima dovrebbe essere quella che ci sblocca il prossimo potenziamento. Come cacchio è? Sia sott'acqua. Qui alberi a quasi non ce n'è. E fu così che i prossimi 10 video della serie saranno dedicati a scavare in ogni punto dell'isola. Non ne ho idea, ragazzi. Allora, per finire il gioco non ne abbiamo bisogno. Dentro è il modo... Ah, da giù, non da sinistra. Non è che c'è qualche passaggio in questa capanna qui? Non sembra. No. C'è dell'acqua però. Che ci sia da entrare da sotto il ponte? Qui non credo. Infatti, sotto il ponticello. Secondo me sì. Se no tutta questa... No, qui non si può. Oddio, che giro dobbiamo fare adesso? Ok, non di molto. A maggior ragione, secondo me...
Se questa parte c'è preclusa. Proviamo a dirgli di sì e ci buttiamo in acqua se si riesce. La raccolta. No, 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 io volevo buttarmi. Noi il corso l'abbiamo già provato, però... No. Allora, sicuramente... No, abbiamo già preso tutto, mi sa. Li abbiamo preso. Sì, abbiamo preso tutto, temo. O meglio, credo. Qui c'era forse una conchiglia, ma l'abbiamo presa, sì. Scrigno preso. Eccoci là. Ah, qui c'è un'altra conchiglia. Io vorrei scendere in acqua a questo punto. No, sarà qui sotto. Torniamo su. Il suono, non sappiamo perché. O meglio, in realtà sappiamo perché, ma... Ah! Bene. Carina come idea. Allora, almeno a fine episodio andiamo a cercare di capire se ci daranno un altro... bonus o no. Ora voglio accedere, voglio andare sotto il pontile in qualche modo. Esco, cosa vuol dire? Vediamo se ci apre il cancello lo stesso. No. Non dobbiamo salire sulla zattera.
e non possiamo fare altro. Scusate, qui è palese che dobbiamo arrivare da giù. E poi usare il rampino per arrivare lì e poi lì. Scusate, ma... intanto ci ha ciulato 100 rupie. Che fastidio. Proviamo ad andare qui dentro. E vediamo dove ci porta. Da nessuna parte. Solo in in un senso. Oh, anche qui potremmo buttare una bella bombetta. Madonna. Ah, lì non succede niente. Rimanda indietro anche gli attacchi fisici. Figo. Non pensavo. Pensavo valesse solo per laser e cose simili. Ma se scendessimo giù di qua... Ah no, c'è dall'altra parte del tutto. Non c'è molto da fare, in realtà. Cioè, qui sotto... Va bene, facciamo una cosa. Andiamo al magione delle conchiglie. E poi... E vediamo se ci danno un bonus. Forse uno sì. No! Peccato. Allora ragazzi, mi sa che è il momento. Questo non ha mai voluto essere un... una run completa, diciamo, al 100%. Parliamo con Danpei e vediamo cosa succede. Se ci dice qualcosa di particolare. Che sporco siete. Sei uscito da qualche labirinto nuovo? Siediti e dimmi come stava fatto. Bella storia. Delle tessere. Costruiamo, vediamo come... Non abbiamo ancora visto... Oh mamma.
Va bene, carino. Lo farò non durante una registrazione, magari. E adesso andiamo a suonare gli 8 strumenti. Dai, su. Mi avete un po' rotto le balle, eh? Però siamo a 41 minuti, ragazzi. Sapete cosa vi dico? Che lo vediamo la prossima volta. Emozione. Mi ricordo purtroppo fin troppo bene cosa c'è dentro, ma non vedo l'ora di affrontare l'interno dell'uovo del pescevento. Ci vediamo alla prossima.